ma sono più brevi, una decina di chilometri o poco meno, per dar modo a chi arriva e chi riparte di avere anche il tempo, insomma, di arrivarci per tempo, insomma, no? Mentre le altre tappe, quelle centrali, sono lunghe dai 15 ai 20 chilometri e diciamo, sono alla portata di tutti, come è stato sottolineato. Tutti significa che non sono banali, perché è vero, si cammina su sentieri, si cammina mulattiere, cararecce, strade secondarie di campagna, purtroppo molte, moltissime asfaltate, insomma circa il 20-25% del percorso è asfaltato perché non c'è alternativa, insomma al momento magari recuperando qualcosa si riesce anche a ridurre il tratto di asfalto, ma ci sono questi tratti di asfalto che non fanno, vuol dire che non sono molto simpatici a chi vuol camminare, soprattutto per più giorni.